Ben ritrovati amici di Hashtag Calcio e Talenti, eccoci qua, nuova puntata per parlare di dilettanti, di SPAL e di tante altre cose, anche degli sport considerati minori, che poi minori non lo sono. Vado subito a presentarvi gli ospiti sono i nostri opinionisti, Luca Forlani, allenatore. Ciao Luca, come stai? Bene, grazie, buonasera a tutti. Abbiamo tanto di cui parlare anche quest'oggi, sì, abbiamo tanto calcio e non solo, dopo sarai ancora protagonista in una clip nel finale. Grazie. Grazie a te, di fianco a te vedo Luca Albieri a comporre l'accoppiata Luca in Luca, il nostro ex spallino, adesso opinionista d'avanguardia, che ci racconterà anche dal punto di vista di uno che il mazza l'ha vissuto da dentro come sta la SPAL in questo momento e come stai tu, perché so che lo diciamo dopo Luca. Buongiorno a tutti. Ma la vera, dimmi Luca, prima che presenti le due ospiti, volevi aggiungere qualcosa sulla panchina? Ho ricevuto una telefonata ultimamente da una squadra del Veneto. Creiamo un po' di suspense, vediamo l'ora dopo cos'è questa telefonata. È un po' teso Luca, però tranquillo, tranquillo. Non le avete ancora viste, ma fra poco le inquadriamo. In questo momento Vittoria Tomasi e Valentina Brunetti, le nostre ospiti che daranno quel tocco in rosa, quel tocco femminile alla trasmissione che vi avevamo promesso fin dagli esordi, fin dalla puntata pilota. Abbiamo cercato di mantenere la promessa, direi che la qualità è sempre altissima sia dal punto di vista del talento che della bellezza, innegabile. Gentilissimo, grazie per l'invito. Credo che si veda che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Partiamo allora con la prima parte in cui ci dedichiamo soprattutto al calcio dilettantistico. Saluto tutti gli amici che ci stanno guardando sia adesso in diretta, chi ci guarderà in replica poco dopo le 23, gli amici della web che sono sempre tantissimi e che celebrano la nostra trasmissione con le loro visualizzazioni. Guardateci su www.telestense.it. saluto appunto ancora Corrado Pifanelli, il direttore di QN Nazionale, la sezione sport, che mi ha mandato subito i ringraziamenti per la settimana scorsa. Io vado a caccia i ringraziamenti, allora ti saluto di nuovo Corrado, grazie per essere nostro spettatore fisso, con lui tutti gli altri addetti ai lavori che ci seguono magari per prendere qualche spunto e per dibattere con noi poi su Hashtag Calcio e Talenti. Partiamo con i risultati di eccellenza Girone A e Girone B offerti dalla nostra collaborazione con il portale Romagna Sport. Allora, a partire da Luca Forlani, mentre vediamo le classifiche per commentare questo 1-0 partito in trasferta dal Sant'Agostino contro la San Michelese, eccellenza che non sta dando grandissime soddisfazioni, vero Luca Forlani? Ma erano partiti bene, si sono un pochino arenati nelle ultime due partite. Questa partita l'hanno persa su un calcio di rigore, il loro allenatore dice che ci sono stati degli episodi a loro sfavore, insomma bisogna dare fiducia comunque a questo Sant'Agostino che secondo me... Lo vediamo anche nella classifica, adesso grazie alla regia a Ivan e Nicola, Sant'Agostino è a 11 punti, diciamo 3 in più di una zona proprio calda della classifica, però di certo non può essere tranquillo. È vero anche che siamo alla settima giornata. Sì, il campionato è appena iniziato, sicuramente la società ha formato una buona compagine. Io credo fortemente che la rosa sia molto valida, quindi i punti credo che possano arrivare, ecco. Luca Albieri invece, cosa ne pensi tu? Ah, io penso che ci sia stata un'evoluzione nelle ultime settimane, una leggera flessione da parte della squadra di mister Ghedini, che sicuramente dovrà anche recuperare qualche giocatore che purtroppo oggi non c'è, vedi Giuriola che è un giocatore molto importante per questa compagine, ed è chiaro che ci sia tutto il tempo per poter risollevare la china, anche se c'è da dire che è un campionato ostico, un campionato difficile dove ci sono parecchie squadre molto molto attrezzate. Beh, Luca, è sempre Giuriola l'ago della bilancia per il Sant'Agostino, ma è normale che sia così, ti chiedo? Beh, un giocatore fuori categoria, un giocatore che determina poi il bene e il male del Sant'Agostino. È chiaro che deve essere in perfette condizioni, però è un giocatore eccezionale. Tu lo alleneresti volentieri, immagino. Beh, chi non lo allenerebbe, vero? Per forza, a questi livelli può fare sempre la differenza. Luca, chiarissimo, vero, verissimo. C'è qualche altro giocatore, c'è anche i fratelli Molossi, no? Iazzetta è un grandissimo giocatore per me. Buona squadra composta dai giocatori
importanti. Secondo me Sant'Agostino manca qualcosina davanti, nel senso un attaccante di peso. E... questo è il prossimo però turno. Però penso che con il rientro di Giuliola possa continuare la striscia positiva che aveva incanalato nelle inizie giornate di campionato. Insomma, quindi penso che si tratta solamente di avere un attimino di pazienza. Però pazienza fino a un certo punto, perché, come torno a ribadire, è un campionato sinceramente non facile. Insomma, ci sono tante grosse squadre che hanno organici importanti e giocatori di grandissima esperienza. Insomma. Eccellenza Girone B, vediamo la grafica e adesso passiamo la palla all'Argentana. Anche qui cambia poco, Luca. Cambiato allenatore in settimana, ha preso un uomo di esperienza come Sergio Rambaldi. Non si fanno i miracoli nel calcio, si può arrivare in una società nuova e magari ti va bene la prima partita e hai anche un pochino di fortuna. Credo che a Rambaldi, come per tutti gli allenatori che subentrano, serva del tempo per far capire i suoi concetti, per far capire le sue intenzioni, ecco. Classe Argentana, appunto, 1-0. Adesso stiamo vedendo la classifica con l'Argentana che ferma i 3 punti raccolti la settimana scorsa. Questo 1-0 come si commenta? Dimmi pure. Io ho letto stamani proprio le dichiarazioni che ha fatto il presidente Bruschi, dove è la prima volta che praticamente ha perso, però si è divertito, nel senso che ha visto l'Argentana giocare bene, che sicuramente non meritava la sconfitta. Al di là di questo, io penso che l'Argentana debba sinceramente iniziare a fare dei punti, perché è una situazione di classifica non semplice. È chiaro che ha ereditato Rambaldi una situazione non bellissima, e poi soprattutto c'è anche da dire che dietro c'è anche un lavoro fatto l'anno scorso da Marchini, che non è facile da completare quest'anno. Insomma, sicuramente il cammino non sarà dei più semplici, insomma, ti dico la verità, insomma, non sarà facile, non sarà semplice. Che giocherà appunto contro il Cortigiana nell'ottava. Hanno avuto anche un infortunio dell'unica punta reale che hanno, che è Tumolo. Che è una grave perdita questa, per loro penso di sì, insomma. Speriamo che non sia niente di grave, che si possa riprendere al più presto. Continuiamo la carrellata con la promozione Girone C, invece qui qualche buona notizia, no? Partiamo sempre da Luca Forlani. Ma sì, perché è un campionato anche questo dove le nostre compagini, a parte la Portuense, scusate, la Copparese, stanno facendo un torneo abbastanza in sordina. Io spero che il Gualdo si possa riprendere. 3-1 contro la Vadese Sole Luna, ricordiamo. Sì, la Copparese è in serie positiva da 6 giornate, ha vinto le ultime 6 partite, perdendo solamente la prima. Loro sono veramente bravi, sono allenati anche molto bene da Baiesi. Vediamo infatti che la classifica sta premiando, Copparese sì, seconda assolutamente in classifica dietro a Medicina Fossatona, di quota 18 punti. Poi c'è anche il Gualdo Voghiera. Sì, si sta riprendendo, finalmente è ritornato a giocare Gerlinzoni, che per loro è fondamentale, e i punti stanno arrivando. Invece Luca Albieri, cosa ne pensi di questa promozione? Io penso che la Copparese stia facendo qualcosa di veramente clamoroso, nel senso che vincere 6 partite di fila a una squadra che in estate era partita un po' così in sordina, insomma, con tanti ragazzi giovani dentro, quindi onore al merito alla società, all'allenatore e a tutto lo staff tecnico, perché vincere 6 vittorie io penso che sia il record nella storia della Copparese, perché fondamentalmente non me l'aspettavo, ti dico la verità, sono molto sincero, quindi spero che continui la Copparese a far bene e anche che possa anche vincere il campionato, perché la piazza merita sicuramente palcoscenici migliori rispetto alla promozione. Riguardo al Gualdo, visto che c'è stata un'inversione di tendenza, nel senso che nelle ultime settimane ha iniziato a vincere, faccio leva anch'io su quello che ha detto il mister: Gerlinzoni è un giocatore importante per ogni squadra in queste categorie, perché è un ottimo giocatore. Luca Forlani, Molinella novità, ci sono stati dei cambiamenti settimana, insomma. Cambiato l'allenatore, ci è andato Buriani. È la stessa identica cosa che vale anche per l'Argentana, quindi anche lui deve avere tempo per conoscere i giocatori, l'ambiente. È meglio tenere quelli che c'erano prima. Vedo Valentina ride perché so che Luca Albieri sta facendo un po' il furbo quando ascolta. Sai perché ascolta? Perché la sua panchina, ho saputo che è un po' traballante. Fa il furbo per quello. Non piange. Valentina, guarda, assolutamente no, così. Ride. Che voglio sentire quello che stava dicendo. No, spiegaci come va in Veneto, Luca, non per mettere in difficoltà. Per quanto riguarda noi, purtroppo siamo incappati nella seconda sconfitta consecutiva, abbiamo perso
male secondo me, però purtroppo rimane che abbiamo perso, siamo penultimi in classifica, quindi c'è da alzare il livello, c'è da alzare il livello, dobbiamo non mollare, continuare a lavorare, non guardare la classifica perché sarebbe deprimente, soprattutto me per primo che sono il condottiero di questa squadra. Per quanto riguarda le altre squadre, nel panorama che va dalla Serie D ad arrivare alla prima categoria, l'Adriese ha pareggiato in casa 2-2, ha recuperato una partita che fondamentalmente rischiava di perdere. Per quanto riguarda il Delta Porto Tolle di Cavallari, ha fatto una grandissima vittoria a Calvinoale, ha vinto 2-0, quindi sono molto contento per Osco, risultato estremamente importante. In testa in quel campionato lì c'è la Virtus Veccum, che è una squadra di Verona che sta continuando a vincere domenica su domenica. Riguardo all'eccellenza c'è il Portoviro che è dietro la Pevese, secondo in classifica. In promozione invece in testa c'è l'Arcella, che è una squadra di Padova che è costruita per vincere. Ho visto che l'Oreo si è ripreso, ha vinto la prima partita dopo il cambio di allenatore. E in prima categoria invece c'è in testa il Monselice, che è una squadra. Ma la prima categoria la vediamo anche per quanto riguarda il Ferresi. Subito dopo Apogita volevo chiamare in causa anche Valentina e Vittoria, che adesso hanno ascoltato, hanno reperito un sacco di informazioni sul calcio dilettantistico, che so non essere proprio la prima passione per due ragazze giovani e ambiziose come voi. Valentina, però ma non è per una questione di ambizione, è una questione di orari che combaciano, quindi non si può seguire tutto. Giustamente, ma però so che tu stai facendo una trasmissione che, almeno da quanto mi dicono, sta avendo un discreto successo. Cartellino rosa, mi dicono, eh beh certo. Ah no, che devo fare. Partiamo da Cartellino Rosa. Abbiamo registrato in diretta la seconda puntata la settimana scorsa, è un programma che parla di calcio, nato in collaborazione con Radio Sound e lo spallino.com, che ci hanno dato questa opportunità a me e una mia carissima amica che si chiama Jessica, che se guarderà stasera in replica il programma saluto e mando un bacio. Saluto anch'io. Mettiamo qui in tua compagnia più avanti quando ci sarà un'altra occasione. Di cosa parla il vostro programma? Parla di calcio, parla programma radiofonico purtroppo, non le si può vedere qui da Luca Forlani. Tanto ci conoscono a Ferrara. Vabbè, ho capito, però così. No, è un programma che parla di calcio, in particolar modo della SPAL, da un punto di vista tutto al femminile. È un programma che è strutturato con diverse rubriche, e ad esempio una che sta molto a cuore, ma la mia amica, si chiama Colpo di Tacco, perché è dedicata proprio alle tifose e alle ragazze, alle donne che si stanno avvicinando da poco al mondo del calcio e vogliono capirne di più. E in questa rubrica diciamo che diamo un po' l'ABC di questo sport. Mica male. È un'idea molto utile. Spieghiamo che cos'è il fuorigioco, spieghiamo che cos'è il tackle, spieghiamo che cosa vuol dire forcing. Intanto mi hai insegnato l'anticipo, Valentina, hai anticipato che tu e Vittoria siete anche conduttrici di questa emittente a tele estense. Conduttrici con io vorrei vedere un giorno uno di sport condotto da Valentina Brunetti. Non togliamo meriti al nostro Alessandro Sovrani, che lo conduce da decenni, che è un grandissimo cavaliere Alessandro Sovrani. Vittoria, anche tu, tanti progetti, siamo alla terza pubblicazione, esatto. Scrittrice, e anche tu ti dedichi alla penna, quando vederti fa sempre molto piacere, lasciatelo dire, insomma. Sì, la terza pubblicazione che ce l'ho qui, e questi sono i miei libri, e questo è l'ultimo, che è Anita e il segreto di Venezia, che è il sequel del mio primo romanzo, è sempre genere fantasy storico, e continua a raccontare le avventure della mia protagonista, che cercherà questa volta di sconfiggere la setta dei padroni del tempo attraversando un po' tutta l'Italia, da Venezia a Firenze. Ma chi è questa Anita? Sei un po' autobiografico? Forse non è molto autobiografico, è una ragazzina di 15 anni, quindi un'adolescente che scopre di avere questo compito, quindi viene investita da tantissime responsabilità e decide di attraversare l'oceano, perché lei è brasiliana, per giungere in Italia e cercare di restituire la verità al mondo, quindi grandissime responsabilità. E tanta fantasia per scrivere, sempre fin da bambina, quindi complimenti, amo davvero, scrivere. Complimenti davvero, Vittoria, giornalista, scrittrice, conduttrice. E mi sono andata davvero anche al teatro ultimamente. Ho visto, ti ho seguito, hai la tua pagina Instagram, mentre per quanto riguarda Cartellino Rosa avete invece la pagina Facebook, dico bene? Sì, l'abbiamo appena aperta, adesso dobbiamo prenderci un po' la mano. Io credo che dovevi metterlo già, bello. Dai, Valentina, non mettermi in difficoltà.
petardi. Ragazzi, vogliamo dare anche gli appuntamenti per quanto riguarda le vostre trasmissioni con Lunedì Sport. Com'è Lunedì Sport quest'anno, Valentina? Beh, c'è stato un cambio di palcoscenico importante. Parlare di Serie A fa un po' strano, ma è molto bello. Ad esempio, cioè, mi fa strano quando facciamo la classifica dei bomber della Serie A citare Dybala, Immobile, che senza nulla togliere magari i giocatori di Lega Pro, comunque di qualche anno fa, insomma, eravamo abituati a squadre come il Pontedera, il Sant'Arcangelo, quindi... E poi Lunedì Sport è sempre quello, io mi diverto un sacco e sono contenta. Mi fa piacere. Nomi noti, nomi più noti. Comunque più Cartellino famosi. Rosa invece è in onda su Radio Sound al venerdì alle 17.30 e in replica il sabato mattina alle 11.30. Benissimo, Vittoria. Invece? Invece noi stiamo già preparando le prossime puntate, ci vedremo già la prossima settimana, giovedì, con un'anteprima di Salute 3.0, quindi ci saremo io, Antonella e Luca, che torneremo a parlare di salute, dandovi tantissimi consigli sugli stili di vita e accogliendo tutte le domande dal pubblico. Perché ma Luca Veronesi, il nostro collega, quello interista che ha vinto Veronesi. Il derby, e su questa ci fermiamo un attimo, parleremo anche di derby, anzi soprattutto di derby nella seconda parte. Rimanete con noi, un attimo di pubblicità e di nuovo qui hashtag calcio e talenti. Eccoci di nuovo qua, hashtag calcio e talenti, seconda parte. Apriamo subito per concludere la carrellata sui dilettanti, prima categoria, con l'aiuto della grafica, chiedo sempre aiuto alla regia, Ivan e Nicola. Berra Bentivoglio 1-1, Basca Coma Chiese 1-3 con Sandolo San Carlo 3-2, Funo Casumaro 0-3, Galeazza Polisportiva Magnavacca 2-1, Massese Caselle Nuova Codicorese 3-1, Mesola 12 Morelli 4-0, Sporting Emilia Poggese Gallo 1-1. Classifica: troviamo in testa il Coma Chiese a quota 13 punti, a pari merito con il Consandolo, continua questo testa a testa a distanza. Mesola a quota 11, Bentivoglio e Casumaro 10, Galeazza 9, Massese Caselle 8, San Carlo 7, dietro San Carlo troviamo Basca, Nuova Codigorese, Berra Funo, Polisportiva Magnavacca, Sporting Emilia Poggese e infine il 12 Morelli fanalino di coda, Luca Forlani. Anche questo 12 Morelli in fondo fa un po' pensare, fa un po' dispiace anche una piazza come quella della Biancoazzurra, sì, relegata in basso. Una piazza che ha fatto anche l'eccellenza, due anni mi sembra, ha fatto diversi campionati di promozione, quindi in teoria dovevano essere in grado di allestire una compagine di livello, e invece da quello che so non hanno fatto grandi investimenti e quindi sono lì giù. Però volevo fare i complimenti al Comacchio che è in tre che ha dato i natali a Vittoria Tomasi. No, sapeva, lei è di Comacchio, Luca. Che sta facendo veramente un campionato ottimo e sta ritornando ad un campionato di valore. Io spero che possa essere promosso anche quest'anno. Ridono, però noi quando avevamo chiamato a professione dilettanti Vittoria Tomasi ci aveva spiegato la situazione della Comacchio. Comacchio che, ti dico, sarà protagonista nella prossima puntata con le Buccaneers, le cheerleader dei Buccaneers, del mio amico Leonardo Romani, ne approfitto. Le Sirens, giustamente, che assieme alle Swans sarà la sfida Sirens contro Swans, quindi insomma un derby fra cheerleader che speriamo entusiasmi anche il pubblico. Prima categoria, dicevi Luca? Speriamo che il Comacchio possa arrivare fino in fondo e possa essere promosso in promozione. È una piazza come quella lì, lo merita. Come ex allenatore della Coma Chiese, quindi... È una piazza che merita, poi altri palcoscenici. È una piazza che merita tantissimo, che potrebbe avere un bacino un bacino di gente incredibile, quindi secondo me con la squadra anche che hanno fatto, gestita in un modo oculato, potrebbero rimanere, ecco, in promozione, eccellenza, poi... Ho visto che la regia mi mandavano anche il prossimo turno, mentre parla Luca Albieri, facciamo vedere anche quali saranno le prossime partite. Sono contento soprattutto per l'amico Ciomaco, che sta facendo un lavoro straordinario, è partito dalla terza categoria, ha vinto due campionati di fila, adesso si trova al terzo anno a essere primo in classifica in prima. Poi faccio anche i complimenti a Cevinini, che l'anno scorso ha fatto un campionato dove ha tribolato fino all'ultimo secondo, l'ultima giornata, quindi sono contento. E poi anche per il Mesola di Piombo, dove ha investito su un allenatore che aveva vinto il campionato di terza categoria. Mesola che sta facendo molto, molto bene, Codigorese.
faccio i complimenti anche al Mesola, a Ronconi, insomma, perché Granini, perché ci mettono l'anima e quest'anno stanno avendo risultati secondo me molto importanti, quindi spero che possano tornare, che se la vadino a giocare, ecco, insomma, che possano vincere entrambe le squadre, insomma, ecco. Vedo Luca Albieri, che hai una maglietta sempre diversa, sempre particolare, e poi davanti a te hai anche il caffè, perché c'è sempre... Beh, caffè Crifi, io penso che sia il caffè che va per la maggiore, che dà una carica agli atleti, no? Comprensorio, perché dà una carica soprattutto a livello energetico incredibile. Io me lo faccio fare da mia mamma tutte le mattine, quindi è straordinario. Quindi lasciamelo dire. Mi immagino la mamma di Luca Albieri che gli prepara la colazione. Lasciamelo dire, Corrado. Che cosa ti ha preparato quel giorno del 1992 per colazione tua madre, scoop, quando hai segnato quel gol da metà campo? Caffè di mocca e un po' di biscottini secchi. Forse ne avrebbero bisogno anche i giocatori della SPAL. Commento sulla SPAL affidato alle nostre ospiti. Partiamo alla mia sinistra da Valentina. Valentina, come vedi la SPAL dopo il derby, che derby è stato tutti adesso a piangere i tifosi perché si aspettavano, no? Esagero forse. Il derby è una partita che era molto sentita, la rivalità con i bolognesi si era così riaccesa dopo 50 anni che questa gara bellissima appunto mancava dalla massima serie, quindi strappare un risultato positivo al Dallara sarebbe valso doppio. Purtroppo non è andata bene, però comunque i punti sono sempre quelli e adesso la SPAL dovrà rimboccarsi le maniche per invertire questo trend e dimostrare che la salvezza può essere alla sua portata, e quindi insomma olio di gomito e via. Che aria si respirava a Lunedì Sport sapendo? Beh, un po' di comunque anche sono arrivati tanti messaggi anche dei telespettatori che hanno espresso la massima solidarietà nei confronti di mister, società e squadra, ovviamente qualche critica per quanto riguarda magari insomma l'atteggiamento, qualcosa che sembra non andare bene a centrocampo, la poca proficuità degli attaccanti, però sì, insomma. Va bene, Vittoria, anche tu un commento su questa SPAL. Vediamo anche le immagini fornite dalla regia con questo bandierone bianco-azzurro. I 5-6.000, Valentina, quanti erano i tifosi? 5-6.000, sono partiti 30 pullman, mi sembrava una processione, ho visto le foto. Sì. Erano tantissimi, anche diverse mie amiche sono andate a seguire la partita, quindi io l'ho seguita indirettamente attraverso si respirava, quindi anche in Laguna quest'aria di esatto, derby. sì, Anche dalle nostre parti ci sono molti spallini, quindi era una partita molto sentita. Mi fa notare dalla regia che stiamo facendo molta pubblicità al Lunedì Sport, voglio dire che ci faranno sicuramente ci offrirà una cenetta. Dai, ci andiamo. Io, te, Alessandro Sovrani, anche trio. Ma soprattutto, che derby è stato. Voi cosa direte? Ecco, faccio anticipazione. Questo visto, no. Mi hai anticipato ancora. Ci sono stata la domenica dei tre derby. Lo direte. Ah, prima hai detto due, però dopo io ti ho detto che ce n'è stato io un altro. Hai voluto anticiparti a tua volta, visto che tu mi giochi sempre di anticipo così. Ah, scusami. No, scherzo, sei bravissima. E cosa direte in radio? Anticipaci qualcosa, appunto. Tre derby sono stati, sì, non appunto due. In questa rubrica che si chiama Colpo di Tacco avremmo illustrato il termine derby. Tanti pensano sempre, chi soprattutto non è appassionato di calcio, pensa che il derby per eccellenza sia Milan-Inter o Inter-Milan. Però in realtà il derby non è una partita che si gioca solo tra due squadre della stessa città, ma tra squadre anche che dividono la stessa identità geografica, che può essere anche una regione, ma anche tra due squadre che si distinguono per una rivalità accesa tra di loro, come può essere Juventus-Inter, come può essere Derby d'Italia, come può essere ad esempio un altro che c'era sabato scorso, ovvero Roma-Napoli, che è chiamato Derby del Sud. Bravissimo. Ce n'era un altro in questo fine settimana, Avellino Salernitana, che è stato un derby incredibile, bellissimo, quella rimonta. 2-0 Avellino, 3-2 Salernitana, è stato stupendo. Ho letto molto, molto bello. Cioè, fiumi di inchiostro per raccontare una partita che è stata epica. Fantastica, sì, una rimonta. Molto, molto bella. E tu, da calciatore, quando si compiono queste imprese epiche, come vivi? Beh, io penso con che. I tifosi che cosa fanno? Monumento a questi giocatori. Io penso che sono. Beh, innanzitutto che sai già che il giorno dopo sei nella storia, scrivi un pezzo di storia, perché poi quando capitano queste partite rimangono scritte e di conseguenza hai un'autostima che va da sola, insomma, per tutte le giornate seguenti. Ma volevo tornare un attimino sul derby della SPAL, insomma. Mi è dispiaciuto, pensavo che
che la SPAL potesse anche provare a vincere la partita. Però stai dritto perché dalla regia mi fanno cenno. È vero che sennò altrimenti mi fanno mi sgridano. Pensavo che potessimo vincere perché la squadra l'ho sempre visto giocare benissimo anche in Serie A e mi dispiace molto questo momento un po' difficile. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti cercando di riuscire a strappolare un risultato importante anche a partire da domenica, perché sarebbe veramente importante per noi ferraresi, per la nostra squadra, perché la Serie A è un patrimonio imprescindibile. Passo la parola a Luca. Luca. Imprescindibile, una parola grossa. Luca, che derby è stato? Come vedi diciamo la SPAL? Negli ultimi momento? Due anni abbiamo fatto miracoli per arrivare a questo livello qui. Quindi io credo che i ferraresi sappiano qual è il livello della squadra attualmente. È chiaro che, sai, il derby, il Bologna ha più del doppio dei punti della SPAL, quindi poi se andiamo a vedere i numeri è una squadra che sicuramente in questo momento qui è più forte. La SPAL deve fare qualcosa di diverso, forse semplici deve anche cambiare qualcosina, ecco. Perché ha provato varie soluzioni in attacco, qual è quella che ti convince di più? La cosa che non mi convince sono i 14 gol presi. 14 gol presi significa che sono quasi due gol presi a partita. Ho sentito che nel fuori onda tu e Valentina parlavate di diagonali difensive, tu facevi tattica. Non è che hai parlato di una telefonata, non è che la telefonata era di Bagnati? Semplice bravissimo. Tu ce l'hai il patentino da professionista, no, Luca Volendo? Purtroppo allora di chi no. Era quella telefonata che ci hai anticipato all'inizio? No, ma io credo che semplici... Lancia il sasso e nasconde la mano, no. Luca. Semplici... Fisso con Valentina, non so cosa ci hanno detto, perché è dall'altra parte. No, non è vero. Parlava di calcio, di tattica. Semplici sa cosa deve fare, sicuramente attuerà le strategie giuste, se la giocherà alla grande contro il Sassuolo. Bisogna limitare le squadre avversarie anche, perché 14 gol presi sono veramente tanti. E quindi secondo te qualcos'altro arriverà a Natale, a dicembre, un regalo da parte della famiglia Colombarini, non lo so, per rafforzare la difesa o forse cambierà qualcosa in qualche altro reparto? Perché gli attaccanti hanno segnato un gol a testa, c'è anche questo. In questi casi si possono cambiare delle strategie, delle tattiche, dei moduli, perché Natale è ancora lontano e i punti che si possono fare sono tanti. Antenucci. Quindi, io credo che Semplici sia anche arrivato al momento di cambiare qualcosina, ecco. Quindi mi aspetto qualche cambiamento. Antenucci ha fatto un gol da fuori classe. Ma per fortuna a questo punto dicono tanti tifosi che non è andato a Empoli in estate quando è arrivata quella super offerta. Se guardate, sono due giocatori che fanno più o meno lo stesso movimento, addirittura uno non gli va neanche incontro. Sì, è vero. E abboccano la finta. Quindi gli hanno lasciato tempo e spazio per decidere dove mettere la palla. Eravamo nei minuti finali, forse si è anche un po' rilassato, ho letto anche i commenti. Se vi ricordate il gol del Crotone, noi abbiamo fatto la stessa identica cosa. Sì, abbiamo lasciato tempo l'area. E spazio all'attaccante avversario e l'attaccante avversario ha messo la palla dove Gomis non poteva arrivare. Beh, si può dire che insomma le incertezze difensive condannano non soltanto la SPAL ma anche le avversarie. Bisogna stare molto attenti in Serie A a non concedere centimetri agli avversari. Luca, quanto sei stato vicino, Luca Albieri, alla Serie A nella tua carriera? Beh, qualche volta sì. Purtroppo è stato sfortunato che nel momento in cui dovevo passare ho avuto degli infortuni gravi. Però qualche volta c'è stata qualche trattativa importante. E Sassuolo, che partita sarà quella di domenica? Non facile perché ha un punto più di noi, perché si trova in una situazione difficile considerando la mole di lavoro e di gioco che fanno. Considera il fatto che hanno perso contro la Lazio la settimana scorsa, però sull'1-0 hanno avuto 3-4 volte la palla sul 2-0. La considero una partita molto difficile perché hanno giocatori di grandissima qualità da lanciarla in su. Sono sincero, non è una partita facile. Vittoria invece dal punto di vista sportivo, quanto fa bene secondo te tutto questo tifo e questo entusiasmo intorno a una squadra anche per i giovani, per giovani di talento come siete tu e Valentina, che ispirazione può dare la SPAL? Non lo so, forse spingo troppo. Sicuramente ha lanciato un grandissimo messaggio e credo che abbia unito ancora di più tutto il ferrarese, tutta la provincia, perché tutti si sono uniti nel tifo per questa la Serie A, che entusiasmo. Quindi
sì, davvero, è cresciuto l'entusiasmo. Ne parlerai per caso in un tuo libro un giorno di calcio? Ma chissà, bisogna vedere, non si sa. Magari mi viene l'ispirazione, magari è proprio la SPAL. Riesci a rimanere immune al fascino del calcio che tanto fa impazzire i maschietti? Ci riuscirai fino alla fine della tua carriera? Questa è la domanda, un po' marzulliana, che lasciamo in sospeso ai amici telespettatori. Un attimo di pubblicità, poi di nuovo qua. Hashtag calcio e talenti. Diamole. Ben ritrovati amici di Hashtag Calcio e Talenti, in nostra compagnia sempre di Luca e Luca, Vittoria e Valentina, e vi ricordo che siamo anche sulla pagina Facebook Hashtag Calcio e Talenti, il programma di Telestense prodotto appunto da questa emittente. E allora adesso dedichiamoci un po' anche ad altri sport, non soltanto al calcio che imperversa in radio e in tv e in radio. Vediamo anche che cosa succede con i golfisti, concludiamo la nostra rassegna dedicata al torneo che si è svolto due settimane fa, due weekend ago. Vediamo appunto il servizio con le interviste ai protagonisti. Splendida cornice della Cus Ferrara, una giornata meravigliosa, quindi tanto divertimento, tanti premi, è bellissima situazione. L'handicap è il livello di gioco di ogni giocatore che fa le gare. Tu, il tuo handicap qual è? Alto o basso? Ma il mio handicap è un handicap discreto, io gioco 10, l'handicap va da 54 a 0, quindi sì, va bene. Giuseppe, tanto successo questa gara perché ha portato tanti giocatori iscritti, quanti sono e perché questo successo? Allora, ciao a tutti, innanzitutto credo che uno dei motivi determinanti per l'ultimo periodo è proprio anche il meteo che ha dato una mano. Poi in effetti ho cercato di organizzare una gara un pochino diversa, un po' fuori dagli schemi, utilizzando anche altre aziende, partner che comunque potessero dare anche prestigio alla manifestazione in maniera tale comunque di avere uno spessore diverso. Veramente una gran bella gara, è stata una cosa nuova ideata da Giuseppe Chiarolla, ci sono delle bellissime macchine esposte e comunque sarà un piacere giocare questa gara. E la carriera come va? La carriera bene, è andata bene, ho fatto un bel anno da dilettante e inizio anno ho giocato molto bene, fino a un mese fa, l'ultimo mese è stato un po' incalando, però tutto sommato è stato un anno positivo. Tu hai iniziato a giocare proprio qui. Allora, che cosa ti ha dato questo campo? Che cosa, tu che ne hai visti tanti, qual è la differenza fra questo in meglio rispetto ad altri? Qual è la sua caratteristica principale? Beh, sicuramente è veramente comodo da matti perché è in pieno centro di Ferrara, quindi non ho mai avuto problemi per come raggiungerlo. Fin da piccolino venivo in bici, fino a qualche anno fa, finché non ho preso la patente, quindi la comodità è forse il primo aspetto. E poi comunque è un bel campetto 18 buche, ha tutto, putting green, area approcci, campo pratica, quindi ci sono tutti i buoni propositi per allenarsi in maniera giusta. Parliamo di talento, nel caso specifico del golf l'handicap fa la differenza, spieghiamo a chi è meno esperto che cos'è l'handicap, qual è il tuo handicap e come si fa a migliorarlo. L'handicap diciamo che è una graduazione che va da adesso 54 mi sembra, che parte da 54 e va a scendere più vicino allo zero possibile, più si ha un handicap vicino allo zero più si è bravi e questo handicap lo si migliora via via facendo gare e migliorando i propri punteggi di giorno in giorno. Che cos'è invece il talento e secondo te il talento principale del golf può essere la concentrazione, la precisione, il physique du rôle? So che tu ti alleni anche in palestra. Sì. Ma il talento sicuramente serve in questo sport, può essere di molto aiuto, però senza l'allenamento non, anche chi è molto talentuoso fa fatica ad arrivare da qualche parte. Quindi diciamo che l'allenamento è la base principale per riuscire a fare bene in questo sport, come in tutti gli altri poi del resto. L'ultimo che avete sentito era Giacomo Fortini, il fenomeno di Ferrara che è già in nazionale di golf, vero Luca? Golf Club di Via Gramicia che sì, sforna talenti, sì, non sì, soltanto te che ti abbiamo visto all'opera. Come te la sei cavata? Come è andata quel giorno?
Ma quel giorno per me non è andato benissimo, però il torneo è stato molto bello. Non mi sembra che hashtag calcio e talenti a voi come talenti stia provando troppo bene. A lui in panchina è te. No, sto scherzando. No, alle ragazze porta bene. Hashtag calcio e talenti, so già che porta bene alle nostre ospiti, sono i nostri opinionisti che devono ancora fare la quadratura del cerchio fuori dallo studio, dentro lo studio, solo complimenti per voi. Stavo scherzando prima. Luca, allora dicevi questo torneo, so che comunque... No, il torneo è andato bene, poi come dicevi tu, Giacomo Fortini è il nostro fiore all'occhiello, ecco, un ragazzo di 20 anni che gioca in nazionale e quindi sta facendo delle esperienze molto importanti, ecco, a livello nazionale e anche extra. E ci sono sempre tanti tornei, tante iniziative al Golf Club di Via Gramicia, dico sì, bene? Sì, considera che prima... ogni settimana c'è una gara, la gara normalmente è alla domenica, a volte ce ne sono due, sabato e domenica. Dipende molto dal clima e dal tempo, ci sono spesso rinvii, soprattutto che andiamo verso la brutta stagione, no? Sì, dal clima, però normalmente l'organizzazione è data da una o due gare. Vogliamo salutare anche i ragazzi del Golf Club, tutti gli amici che ci seguono e che giocano a golf, e anche chi gestisce, tipo Roberto Turchetti. Ma certo, salutiamo Robby, che è il nostro segretario, e salutiamo tutta l'organizzazione che c'è, perché è un gioco abbastanza complicato, quindi c'è una gestione dietro importante. So che anche la cura del campo richiede certe attenzioni particolari, anche certi costi, so che il CUS in questo è molto attento e cerca sempre di far sentire a proprio agio i suoi tesserati. Voltiamo un attimo pagina per parlare di un altro sport di cui, che non è sempre al centro delle prime pagine dei giornali, come la ginnastica artistica. Per oggi vediamo soltanto una clip che ci fa vedere dove nascono i talenti a Ferrara, impiastate tetti azzurri d'Italia, Pala Gym. Ecco la clip. Questa l'ho fatta con...
appunto avete appena visto dove nascono i talenti della Pala Gym Piazzale Atleti Azzurri Italia, dove c'è anche la ginnastica artistica maschile e femminile. Torniamo a parlare di calcio per fare un saluto speciale, vero Luca, a una squadra amatoriale che ti sta a cuore, del nostro amico direttore di Estense.com, ormai il leitmotiv della nostra trasmissione, Luca. Sì, saluto i ragazzi del Borgo Rosso, speriamo che la prossima partita possa andare come vogliamo, insomma meglio. Madonna, ragazzi, in panchina, in al centro del campo, questa è stata la settimana da dimenticare per te, Luca in Luca, sul campo da calcio, il derby non è andato come... E non è andato bene neanche il derby di pallacanestro di cui hanno parlato in precedenza, se ci vedete alla sera, e dopo di noi, se ci state guardando in diretta, gli amici di Basket In, perso dalla Fortitudo, ha tenuto testa alla Bondi finché ha potuto contro una squadra... dal blasone inestimabile, un po' come il Bologna che il mondo fa tremare, se ne accorta anche la SPAL. Parliamo ancora di SPAL, una rubrica che si chiama SPALrlando, è un po' un gioco che vogliamo fare prima con le nostre ragazze e poi con voi opinionisti. Allora io mi posto una domanda così, un po' per giocare, Valentina, vediamo se sei preparata, più che una domanda di cultura generale sul calcio. Ti chiedo, ma se incontrassi una sera da sola Boriella di notte, premesso che magari... Boriello! Abbiamo due ragazze, Boriello, no? Boriella. Boriella, ho detto, Boriello, mi correggo. Il Boriello, l'attaccante di origine napoletana, lo vedi da sola di notte, che cosa gli chiederesti? Ti do le tre possibilità o sei... Dammi le tre possibilità. Non voglio metterti in difficoltà, Valentina. Infatti. Un gol nel prossimo derby... Un selfie che va tanto di moda su Instagram, l'abbiamo visto, Boriello che si è concesso a parecchi scatti. Un invito galante, magari tu e lui a cena, fidanzati. Allora, il selfie glielo chiederei di giorno in via Copparo piuttosto che di sera. A cena non me la sento di competere con le varie Belen, eccetera, quindi gli chiederei un bel gol che così ci fa contenti tutti, penserei alla tifoseria in generale, non solo a me. Molto diplomatica e comunque anche molto furba questa risposta. Vittoria, invece, se tu lo incontrassi magari per la laguna, passeggia a Boriello. Non so se c'è stato già sui tre ponti di Comana, magari è successo. Non lo so, non l'ho mai sentito. Però, allora, sicuramente non gli chiederei un'uscita galante, anche perché sono fidanzata, quindi non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Potrei chiedergli un selfie giusto per fare invidia a qualche mia amica che è una sua fan sfegatata. Ah, per poi usare la cosa... Esatto. Per fini personali, così, come uno scambio di figurine. Invece chiedo ai due maschietti, invece, che cosa gli chiedereste? Cosa fa in giro a quest'ora davvero tifoso? Un gol di sinistro, visto che ce n'ha fatto vedere uno di destro, ma la sua specialità, lo sappiamo, è il mancino. O di convincere davvero Kakà a giocare la SPAL? Luca? Ma io gli chiederei una doppietta contro il Sassuolo. Albieri? Io gli chiederei invece, alzo la mano, 20 gol in campionato così salva la SPAL. Più di quelli che ha fatto l'anno scorso. Sì, passo gli più. Anni è come il vino migliore, quindi giustamente chiaro. Magari arrivare in, a 20 non gol. Non farei né serv, né cene, né robe, quello non interessa. Proprio fai 20 gol che così salvi la SPAL e la SPAL rimane sempre. Kakà non interessa a nessuno. Ma possiamo... A me è abbastanza. Ah, ok, Valentina. No. Allora volevi partecipare sia alle domande per le domande in rosa. Le domande non hanno usato le opzioni. Questi qua sono quelli che passano come no, scherzo. Non grazie a Luca e Luca, i nostri opinionisti che rendono animata la trasmissione. No ragazzi, continuate così, mi raccomando. Allora, seconda domanda è: cos'è il derby? Perché noi abbiamo fatto anche un po' un gioco, i neologismi nel calcio, doppio fedista oppure il giocatore, il tifoso affezionato. Che cos'è il derby? È la partita che bisogna vincere per forza. Valentina? L'ho già detto prima. È vero, però possiamo anche aggiungere, oltre alla partita più bella, io avevo messo anche un succo di frutta perché... Quando ero piccola sì, li bevevo. Ah, ok. Infatti mi confondevo. Per te, Vittoria? Il derby è sicuramente una partita molto sentita ed è una grande occasione per vivere il tifo e lo sport. Il tifo all'ennesimo livello, come l'ennesimo livello ce lo offre la foto rubata a SPAL Memes, di cui siamo anche ufficialmente in collaborazione. Vediamo la divertentissima foto che è stata messa su Facebook. Una volta, ecco, la preoccupazione è semplice, una volta scoperto che calcioweb.eu lo dà a rischio esonero. E se la ride Mister Semplici finisce qui,
Hashtag Calcio e Talenti, ringrazio Luca e Luca, Vittoria e Valentina, l'appuntamento è alla prossima settimana, ma non dimenticate di seguirci anche sul web. Ciao a tutti, alla prossima! Allora.